un appuntamento importante per rappresentare i risultati di un'esperienza di servizio civile regionale molto significativa in collaborazione col Ministero di Grazia e Giustizia da molti anni portata avanti sul territorio per dare un'opportunità a giovani con misure alternative alla detenzione di fare un'esperienza di cittadinanza attiva e quindi cominciare a mettere un ponte per quello che è la loro vita, il loro progetto di vita, la loro inclusione sociale, quindi un'esperienza importante che oggi portiamo avanti nella nuova versione attraverso anche i patti di sussidiarietà, un accordo fra gli enti del privato sociale che sono accreditati per il servizio civile per riuscire, anche se con qualche risorsa in meno, a fare molti progetti per giovani e immigrati e giovani che hanno misure alternative, quindi stanno lavorando molti enti, una trentina di enti al 2014 e proseguiamo per dare un'opportunità in più ai giovani. Sono 500 circa ragazzi in Liguria coinvolti in questi progetti che si vanno ad aggiungere a quelli del Servizio Civile Nazionale che per fortuna nel 2014 è rifinanziato e quindi stiamo lavorando col Ministero perché riescano a partire appunto nuovi contingenti, così come si dice nel gergo del Servizio Civile, di ragazzi nell'anno e non lasciare quel buco che lo scorso anno ci aveva fatto soffrire la nostra programmazione.